Allora, oggi vi faccio vedere come preparare il fondo su cui applicare il Tadalac. Allora, il Tadalac tradizionalmente si applica su un fondo ruvido, molto assorbente, fatto di calce e sabbia silicea. Si applica su questo fondo perché la calce di Marrakech non ha nessun tipo di collante, è un prodotto totalmente naturale, si impasta solo con acqua. Perciò se non ha un fondo minerale che si lega per reazione chimica non aderisce bene. Faccio l'esempio, è come se prendete un intonaco tradizionale, lo mettete sul mattone, sulla pietra attacca, se lo metto sul cartongesso non aderisce. Per prima cosa vi faccio vedere quali sono i materiali che utilizziamo oggi per fare l'intonaco. Allora, questa è una sabbia silicea. Noi abbiamo preso quella del fiume Po, però si possono usare le sabbie locali. È un po' come elegante, utilizziamo la calce idraulica naturale, questa qua è NHL5. In sostituzione alla calce si può utilizzare, se non si lavora in bioedilizia, si può utilizzare la calce con il cemento. Le percentuali giuste per preparare questa malta sono in volume, sono tre parti di sabbia e una di calce idraulica. La quantità di acqua poi va dosata in base al tipo di quanto è asciutta la sabbia. Allora, quando fate questo intonaco qua sui mattoni nuovi, è buona regola di fare prima tutta l'impiantistica e poi dopo fare l'intonaco, che solitamente vedo che tanti fanno al contrario, perché se fate al contrario, quando poi si vanno a fare tutti i ripristini, creano delle crepe e a volte diciamo preparare questo intonaco nuovo non serve a niente. Ok, allora una volta che ho messo gli ingredienti iniziamo a mescolare. La percentuale di acqua in questo caso è simile alla quantità della calce. E vedete che l'impasto non deve essere una malta troppo grassa, altrimenti si rischia che vengano fuori tante crepe. Adesso è solo dimostrativo perché in realtà quando si lavora sul muro la malta si lancia. Un altro accorgimento che vi raccomando è di bagnare bene i mattoni in modo da far aderire bene la malta. Vedete poi quando viene frattazzata deve rimanere molto più ruvida possibile in modo da lasciare degli spazi vuoti. Allora va molto frattazzato in modo da renderlo più ruvido. Ecco. Il risultato finale deve essere, vedete come questo qua, vedete che rimangono tutti questi spazi vuoti. La malta è ben solida, ben ancorata. Questa l'ho fatta solo ieri sera. Questi spazi vuoti servono in modo che la calce di Marrakech sia ancora bene a supporto, in modo naturale, senza nessun tipo di collante. Allora, un altro sistema che si può utilizzare se la malta fosse troppo fine è quello di mettere questa malta molto liquida all'interno di questa macchinaria qua, che è la strollatrice, e fare un intonaco spruzzato. Allora, in Italia si sta sempre più diffondendo l'uso di intonaci premiscelati che sono molto lisci, oppure si creano delle strutture dove vengono rivestite con pannelli di cartongesso o di fibrogesso, oppure ancora altre strutture vengono fatte con pannelli di gas beton o altri materiali similari, pannelli di canapa. Su queste strutture che sono molto lisce, che addirittura tanti non sono minerali,
Non possiamo applicare direttamente il Tadellac. Allora, in questa fase qua vi faccio vedere come poter applicare il Tadellac su queste strutture, su questi pannelli che sono, diciamo, di vario tipo. Naturalmente dovete considerare che in questa fase qua non possiamo lavorare con prodotti totalmente naturali. Allora, il prodotto che usiamo oggi da dare a pennello, come nella prima fase, abbiamo il Primal, che è un fissativo acrilico, che è resistente alla calce e al cemento, che è senza solventi. Come malte utilizziamo questa calcina T6, che è una malta già premiscelata, che è composta da calcio idraulica naturale, degli inerti silici, con un'aggiunta anche di meno del 3% di resina vinilica. Si può utilizzare questa malta oppure dei materiali che sono molto simili a questa. Allora, come primo lavoro si prende il Primal e si diluisce con 3 parti di acqua. Adesso in questo caso metto 100 g di Primal. E 300 di acqua. Questa è una dose, diciamo, media, però si può anche variare. Per esempio, se lavoriamo su pannelli che sono molto lisci, molto lucidi, oppure per esempio se dove passano il MAPE Elastic, che è una malta che danno come impermeabilizzante, potete fare una parte di fissativa e due di acqua, che viene più concentrata e più forte. Adesso prendo un'altra bacinella uguale a questa, in modo da fare vedere che la percentuale deve essere uguale poi nella diluizione. Adesso metto in percentuale uguale, metto una parte di fissativo già diluito e una parte di calcina. Prima metto il fissativo diluito e poi dopo aggiungo la calcina. Con questa maltina che stiamo preparando iniziamo a fare il fondo sul pannello che vedete alle mie spalle, che sarà poi il pannello dove poi applicheremo il Tadellac. Il pannello che vedete alle mie spalle è un pannello di cartongesso verniciato. Ecco, adesso lasciamo riposare circa 5-10 minuti, la mescoliamo e l'applichiamo. Allora, abbiamo aspettato circa 10 minuti in modo che la calce si bagnasse bene. Si mette a bagno perché altrimenti se la buttiamo direttamente rischia che rimangano tanti grumi. Vi consiglio di usare sempre pennelli di pura setola. Ecco, adesso la malta è pronta per essere applicata. Allora, iniziamo l'applicazione del fondo. Quando si applica questo fondo non bisogna bagnare la superficie, altrimenti scivola troppo sopra. Guardate, in modo abbondante. Ecco, vedete che vado a coprire tutta la superficie, la applico. Più riuscite a dare uniforme, meglio è. Evitate di vedere che quando finisco poi passo il pennello in modo da uniformare l'applicazione.
Allora, la prima fase della preparazione del fondo è terminata. Dobbiamo attendere qualche ora che si asciughi bene per passare alla seconda fase. Allora, come potete vedere, il fondo che abbiamo fatto a pennello è ben asciutto e ben ancorato. Vedete che faccio fatica proprio a toglierlo. Questa è una verifica che dovete fare quando fate i lavori. Con 1 chilogrammo di questa calce, indicativamente fate 3 metri quadrati. Adesso passiamo alla seconda fase, che è quella di passare la calce idraulica senza nessun fissativo, in modo da crearci un fondo ruvido bucciato. Allora, le attrezzature che utilizzeremo sono la spatola dentata con lo spessore di circa di 6 mm, che serve per dare la giusta quantità di materiale. C'è questa misura e poi possiamo utilizzare anche quella piccolina per fare piccole parti, questa qua da 3 mm. Il rullo di spugna di granometria media, di grana media, che ci sono di varie misure, questa qua è la misura quella grande, poi c'è anche quella piccola per fare le parti più piccole. Adesso siamo nella seconda fase della preparazione del fondo. Prepariamo con la calcina T6 che abbiamo preparato sul fondo a pennello, senza aggiungere nessun fissativo, praticamente aggiungiamo solo l'acqua. La quantità di acqua da utilizzare per il secondo impasto sono circa 300 grammi per ogni chilogrammo. La quantità indicativa che serve per 1 m² sono circa di 2,5 kg. In questo secchio ho già preparato 3,750 kg, che serve la quantità per un pannello che vedete alle mie spalle. Aggiungo la quantità giusta che serve per questa calce. Adesso la lasciamo riposare per qualche minuto e poi la mescoliamo. Vedete la consistenza della calce? Che è importante, diciamo, la consistenza, non deve essere né troppo molle né nemmeno troppo dura, perché se la calce è troppo dura si fa fatica ad applicarla, se invece è troppo molle la buccia viene troppo sottile, un po' molle e non va bene. Come primo lavoro, quando inizio a fare il lavoro, devo bagnare il rullo con la calce, altrimenti le prime rullate rimane la buccia molto sottile. Adesso siamo pronti per applicare la calce sul muro. Si usa la spatola dentata con uno spessore di circa 6 mm perché è importante la giusta quantità di materiale da applicare sul muro, perché altrimenti se faccio un'applicazione disomogenea o in alcuni casi ho la buccia molto sottile, in altri molto grossa, che creerebbe dei problemi per l'applicazione del Tadelak. Cioè, infatti guardate che quando applico il materiale che la distribuisco tutto in modo uniforme. Ok, quando ho finito l'applicazione in modo uniforme, giro la spatola al contrario per togliere le righe e con il rullo mi creo il fondo ruvido. Un'altra raccomandazione è quella di non fare più di 1 metro alla volta, altrimenti si rischia che asciuga troppo e la buccia rimane troppo sottile.
Quando il rullo vedete che è troppo pieno, che la buccia rimane troppo grossa, bisogna svuotarlo un pochettino con la spatolina. Togliete l'eccesso di calce. Allora, sui muri dove c'è il rischio di crepe strutturali, in particolare quando lavoriamo sui muri che sono stati ripristinati, oppure per esempio su un intorno che ho fatto nuovo dove vengono fatte delle aggiunte, delle modifiche, vi consiglio di fare una rasatura con della rete. Per esempio questa che è da cappotto da 160 grammi non è molto indicata per quanto riguarda le crepe diagonali, vedete che si allunga. Quella che vi consiglio da mettere e questa rete, questo tipo qua, la Panzer di 380 grammi, vedete che faccio molta fatica a tirarla. Quindi è più robusta per quanto riguarda le crepe. Adesso vi facciamo vedere come applicare questa rete su un pannello di legno. Lo applichiamo su questo pannello di legno perché il legno, essendo un materiale che si gonfia, rischia di fare delle crepe. Applichiamo la calcina T6 e poi gli anneghiamo la rete. Adesso Zamano vi fa vedere come si fa. Adesso per quanto riguarda le attrezzature utilizziamo la stessa spatola che abbiamo utilizzato per fare la buccia, in modo che abbia una quantità sufficiente per annegare la rete. Anche in questo caso il consumo della malta è di 2,5 kg al metro quadrato. Questo lavoro, diciamo, di prevenzione per le crepe è un lavoro molto importante perché se vengono fuori le crepe quando il lavoro è finito si rischia di compromettere il lavoro. Ecco, vedete di posizionare la rete in modo corretto. Ripassa, diciamo, la spada in modo da mettere annegata nella malta. Un altro punto dove vengono fuori le crepe, in particolare verticali, è dove mettono le cassette dello scarico dell'acqua, la cassetta quelle incassate. Ecco, la rete non si deve, quando finisce la rete non si deve più vedere. Il lavoro dell'applicazione della rete è concluso, bisogna aspettare che asciughi per fare la buccia. Vi raccomando questo lavoro quando non siete sicuri che c'è pericolo di crepe. Allora, per quanto riguarda l'applicazione sul legno, il materiale che vi consiglio è compensato marino o cumè, che è quello più adatto per quanto riguarda le superfici umide. È lo stesso materiale che vengono usate anche sulle navi. Prima di applicare il fondo vi consiglio di dare una mano di cementite sotto. Allora, invece, per quanto riguarda la bioedilizia, ultimamente sul mercato stanno venendo fuori dei mattoni che vengono fatti con la fibra di canapa o di legno. Se ci sono delle superfici come queste, vedete che è molto ruvida, con degli spazi vuoti, in questo caso qua potete dare il tadellac direttamente, senza dare il fondo.